Ciao amici di Italian Music News e grazie di essere con noi. Le nostre interviste non si fermano nemmeno in tempi di pandemia e oggi andiamo ad incontrare Igor Nogarotto. Igor è uscito da pochissimi mesi con il brano Eleonora sei normale, un brano che è diventato subito virale e in cui tratta la delicata tematica della bulimia. Igor, vuoi raccontarci la storia di questo brano? Ciao intanto a tutti gli amici di Italian Music News. La storia di Eleonora è la storia di una ragazzina che si scontra con quello che è il modello di bellezza che viene sempre più propinato dai social. Per raggiungere quel modello, quello stereotipo, non mangia, decide di dover dimagrire e si denutre. Nel tempo non arriva a quell'obiettivo e quindi ha la reazione opposta, passa alla buffata. La buffata e la malnutrizione le recano danni psicologici, fisici, fino a quando diventa bulimica. La bulimia fa parte dei disturbi alimentari, malattie che derivando, diciamo, da un connotato psicologico spesso non vengono nemmeno considerate patologie, ma ahimè, come nel caso di Eleonora, possono anche portare, alla morte, naturale o indotta, come nel caso di Eleonora che non sopportando più il fardello del dolore, decide di farla finita. Prima di farlo lascia una lettera alla madre, una poesia, perché lei amava molto scrivere, una bellissima poesia, che poi la madre mi consegna chiedendomi se volesse crearne una canzone, affinché attraverso il veicolo emozionale della musica si potesse sensibilizzare sui disturbi alimentari. E io poi ho creato Eleonora, sei normale. Tu sei riuscito a fare della musica, che è la tua passione, anche il tuo lavoro. In questo caso, però, hai dovuto unirla anche al mondo del personale. È stato difficile per te questo passaggio? Nel rispondere a questa domanda potrei fare quasi un parallelismo con i disturbi alimentari che, essendo una patologia di natura psicologica, spesso non vengono riconosciuti come malattia. Così come l'arte, ahimè, non viene spesso riconosciuta come lavoro ed è una cosa assurda perché l'Italia è la culla dell'arte, ma anche in questo periodo di pandemia vediamo come vengono trascurati cantanti, attori, tutti quelli che fanno parte del mondo dello spettacolo e la vecchia domanda che lavoro fai, il cantante, sì, ma poi di lavoro sembra banale, sembra vecchia, ma è sempre attuale. Io ho avuto la fortuna e la capacità di scegliere, di portare avanti questa mia passione e come dici tu è diventata un lavoro. Non è stato particolarmente diverso dalle altre volte scrivere questo brano legato a un'esperienza personale vissuta. Con questa ragazza Eleonora. In realtà poi tutte le canzoni sono una parte di me, una parte del mio vissuto che in qualche maniera vivo, metabolizzo, interiorizzo e poi nel corso del tempo tutto questo diventa magma creativo che erutta e si trasforma in creatività, in musica, in canzoni. A chi fa bene ascoltare Eleonora sei normale? Dopo poche ore e pochi giorni dalla pubblicazione del video di Eleonora sei normale e del progetto Non siete soli, legato ai disturbi alimentari, di cui ricordo il 2 giugno, si celebra la giornata mondiale, sono arrivati centinaia di messaggi di ringraziamento sia di persone che soffrono di anoressia e bulimia, sia dei loro cari o dei genitori che vivono insomma anche di riflesso questa patologia, ma ne sono coinvolti ovviamente, avendo il loro caro malato. E il messaggio più bello è stato proprio ci fai sentire meno soli. Il messaggio anche di Eleonora che dice vorrei essere normale, può rispondere alla tua domanda. Il bisogno di normalità, il bisogno di tirar fuori, il coraggio per realizzare i propri sogni, i propri obiettivi. Molte malattie sono di carattere psicosomatico e derivano proprio dall'insoddisfazione, dall'incapacità, dall'incuria nel capire cosa vogliamo noi stessi e qual è il nostro ruolo nella vita. Quindi la canzone può essere un monito, può essere utile per essere spronati a tirar fuori la propria passione, a perseguire i propri obiettivi, perché se siamo realizzati è molto più semplice, non ammalarsi. Molte malattie derivano prima dalla psiche e poi passano a essere malattie anche del corpo. Negli ultimi anni, sempre più spesso, la musica si sta facendo portatrice anche di messaggi, un po' uno stile che era del vecchio cantautorato degli anni 70. Cosa pensi di questo fenomeno?
Beh sì, io provengo assolutamente dal cantautorato anni 70 che hai citato tu, e nonché insomma da band pop, rock anni 60, Beatles, Rolling Stones, io dicendo, poi Battisti, De Gregori, insomma tutto quello che riguarda la musica sicuramente popolare, nel senso più nobile del termine. Nei miei dischi ho sempre cercato di unire un messaggio sociale alla musica. Un po' di anni fa scrissi Italia vaffanculo, per esempio, era un messaggio molto forte che sembrava un qualcosa in contrasto col mio paese, con l'Italia, invece era un gesto d'amore. Qualcuno ha definito il nuovo inno nazionale, proprio per il discorso che facevo prima, anche di spronare le menti delle persone a essere protagonisti della propria vita, a riprenderla in mano. E quindi tutto quello che nel corso degli anni ha fatto sì che attraverso la musica potesse dare un messaggio sociale, è benvenuto. Quando si uniscono testo che fa riflettere all'emozione della musica, è secondo me la massima espressione che può avere la forma musicale. Come e dove possiamo contattarti e come possiamo sentire, Eleonora, sei normale? Ringraziando mamma e papà, ho un nome e un cognome, Igor Nogarotto unici, quindi basta digitare su Google, su Instagram, Facebook, YouTube, sui social, ovunque, Igor Nogarotto, e si possono ascoltare da Eleonora Sei Normale a tutte le altre canzoni, gli altri video, gli altri progetti che ho fatto. Quindi vi aspetto sui social. Un abbraccio, fate i bravi e ricordatevi che la musica è un qualcosa di cui non si può fare a meno, e quindi sosteniamola in tutti i modi, perché sennò la vita è molto più triste. Ciao. Igor, ti ringraziamo di averci dedicato questi minuti e facciamo ovviamente un invito a tutti di considerarsi e di sentirsi belli e semplici, così come siamo. Ciao!